Vita Scaletta? Sì. Che vuole? È in arresto per la distribuzione illegale di buoni federali di razionamento. Lei viene con noi. Uno dei benzinai era un informatore. Quello fece il mio nome e costrinsero mamma a dire dove mi trovavo. Ma non sapevano per chi lavoravo e io non gliel'avrei certo detto. Harry mi trovò un avvocato, offerto dal boss Clemente. Ero nella merda, ma almeno avevo un salvagente. E tutto sommato sarebbe andata molto peggio se i federali avessero saputo dagli miei altri attività. Considerando che ha partecipato al furto di risorse nazionali, in un momento in cui il nostro paese ne ha più bisogno. Un atto la cui gravità a lei, signor Scaletta? Quel tizio era bravo, ma non poteva tirarmi fuori da quel casino. Era una causa persa dall'inizio. 3 mesi più tardi mi misero il verdetto. Vittorio Antonio Scaletta, per i suoi crimini contro il popolo di questa città e di questo grande paese, questa corte la condanna a 10 anni in un penitenziario federale. Prigione federale, ladri, assassini, pedofili, tutti qui. Il peggio del peggio. Va bene, tutti in linea, signori. Seguitemi in fila! E niente stronzate o peggio per voi. Fermatevi lì e giratevi a destra. L'altra destra. Ascoltate bene, stronzi. Sono il capitano Terrence Stone e questa è la mia prigione. Siete qui perché non sapete comportarvi come normali esseri umani, là fuori. Non illudetevi. Adesso il vostro culo mi appartiene. E farete quello che dico, oppure ve ne pentirete! Rompetemi i coglioni e io romperò i vostri per tutto il giorno! Siete stati mandati per la riabilitazione e noi vi riabiliteremo! Ve l'assicuro! Ok, coglioni! Ora vi libereremo, giusto per darvi una bella ripulita. Ora mettetevi in fila e seguitemi! Benvenute dal parrucchiere, signorine! Diventerete un vero schianto! Ehi, anche io? Ma se non ho neanche un capello! Chiudi il becco, cazzone! Ok, andiamo! Ehi, testa di merda! Fai quello che ti si dice!
Ascolta, bel faccino. Se non fai quello che ti viene detto, ti buttiamo nel buco. Seguimi. Benvenuto a casa, tesoro. Entra. Spegnere le luci e non fate casino, teste di cazzo, se ci tenete alla pelle. Quella sarebbe stata la mia casa per 10 anni. Una merda che puzzava di piscia. Avrei preferito evitare pallottole in Europa. Dopo 3 giorni passati a fissare il muro, ricevetti un messaggio da Joe. Diceva di contattare un tizio di nome Leo Galante, che poteva darmi una mano. Non era un posto in cui sopravvivere da soli. L'invasione! Min propone patto. Io ti conosco. Sei l'italiano che era con Barbara nella gioielleria. Sono in questo buco di merda per colpa tua. Sei finito dentro perché sei uno stupido pazzo. Mamma aveva ragione. Dio esiste e ti ha mandato qui, bastardo italiano. Così posso fartela pagare con gli interessi. Pare interessante. Vuoi fare una scommessa? Ti spacco il culo, mangia spaghetti! Tagli la testa! Forza, ritardato del cazzo! Tu e il tuo amichetto barbaro siete morti! Prendilo! Era più facile di quella volta che ho infilato... Spacca il guide! Sì, fallo fuori! I finocchietti come te me li mangio a colpo! Ha mangiato finocchi a colazione! Uccidilo, Neil! Così smettetela, fuori di qui! Finire per tutte e due nel buco! Ti daremo un po' di tempo per riflettere su quello che hai fatto. Chiudere. O'Neill quasi mi staccò la testa, ma io rimasi in piedi. E credetemi, quando sei dentro, questo conta molto più di quanto si possa immaginare. Quanto a lungo intende tenerlo qui? Finché non avrà imparato la lezione. Credo che le cose cambieranno. Può combattere. Dovrebbe. I ragazzi non l'hanno pestato troppo duro dopo la rissa in cortile. Bene, ecco qui, aprire. Sorridi, Scaletta. C'è una visita per te. Sono Leo Galante. Mi hanno detto che volevi parlarmi. Sì, ecco. Mi manda uno dei ragazzi di Don Clemente. Dice che lei può aiutarmi. Fanculo, Clemente. Io non do protezione alla sua gente qui dentro. Ma ho visto che hai fatto all'irlandese che ce l'ha con te, O'Neill. Potresti essermi utile. Vieni con me, ragazzo. Ora ascoltate, gente. Questo è Vito. Ci potrà dare una mano. Pepe deve affrontare un bell'incontro con O'Neill. Ha bisogno di allenarsi. E da quanto ho visto in cortile, credo che sei la persona più adatta. Tu ci aiuterai, ragazzo. In cambio sarai sotto la mia protezione.
E chissà, magari finisce che impari due o tre cosette. Un'offerta da non rifiutare, vero? Non mi pare di avertelo chiesto. Bene, ragazzi, adesso si va in scena. Ok, oggi imparerai a contrattaccare. Vito, voglio che tu colpisca Pepe. Cerca di spaccargli la mascella. Pepe, tu eviterai il colpo come ti ho fatto vedere e sfrutterai l'occasione per tirargli un pugno. Bene, ragazzi, iniziamo. E bravo a Pepe. E che minchia, butta a terra quel mascellone. Se la cava. Minchia, che colpo. Bravo. Ehi, è un allenamento o un addestramento? Cambio di programma, amico mio. Il ragazzo è un fenomeno. Quindi ora passeremo al contrattacco. Bene, Vito, vediamo se riesci a rifarlo. Questo è un colpo che fa sempre comodo. Molti nemmeno lo vedono arrivare. E Pepe qui è... lui non conta. Bene, ragazzi. Niente. Bravo. Male. Fammene... Ottimo, Vito. Un altro. Quello faceva male. Ce l'hai fatta. Impari in fretta, eh? Bene, gente. Per oggi basta così. Ottimo lavoro. Allora, Vito, quanto ti sei avvicinato a Clemente? Non l'ho mai incontrato. Ho sempre avuto a che fare con Enrico Masino o Luca Gurino. Beh... Non ci posso credere, quell'idiota di Gurino è ancora vivo. Che accordo avevi con loro? Abbiamo fatto dei lavoretti per loro. Luca voleva farci entrare nella famiglia per 5 testoni. Cosa? Tipico di Alberto. È sempre stato un bastardo disonesto. Per caso è più del solito? Già, tipo 5 testoni più del solito. Non devi pagare per entrare, Vito. Ti fanno entrare nella famiglia quando provi di essere leale, di guadagnare e di sapere gestire... Beh, sai, la vita. In ogni caso, è un'informazione interessante. Quando si saprà, Alberto e Luca dovranno dare qualche spiegazione. A chi? Cristo. Non ci pensare, ne riparleremo in un altro momento. Andiamo, fammene altre 20. Guarda dove vai, Bianco. Mi avresti visto arrivare se i tuoi occhi fossero ben aperti, coglione. Galante. Disonesto diavolo Bianco. È un piacere anche per me, signor V. Disonesto. Hai scommesso sul tuo uomo e ha perso. Funziona così in questo paese. E allora, V, propone rivincita. Sì, possiamo organizzare. Tu ci stai, Vito? Un cinese. Dategli uno sgabello e mandatemelo qui. Va bene, V. Pare che avrai la tua rivincita. E stavolta niente stronzate da musi gialli. Ascolta, i gialli sono piccoli e bastardi. Non cercare di mandarli subito al tappeto. Non avresti speranze. Ok. Quindi che devo fare? Colpi veloci, cerca di sfiancarlo. Quando sarà stanco abbasserà la guardia e potrai andarci giù pesante. Adesso vai e fagli vedere chi sei. Quando Vito avrà finito di mangiarsi il vostro amichetto, glielo regalerete un dolcetto della fortuna? Tasseta, corre tasseta! Giugiugiugia, qua tia! Giugiugia, dai, da, 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 da! Ai, ai, doveva allenarsi di più! Dei, dei, si credenzai, tanzai! Tanzatai, si credenzai! Qua di te, ia! Qua di te! Tuo maestro non sarà felice. Ai, ai, non accadeva se lui usava stile della tigre. Forza, Scaletta, sei in ritardo.
Ehi, ascolta. Il signor Galante dice che Vito oggi ha la giornata libera. Ok, ma non ti ci abituare, Scaletta. Ok, dai, vieni con me, Vito. Che c'è? Ci alleniamo ancora? Più o meno. Vedrai. Buongiorno. Buongiorno, signor Galante. Niente allenamento oggi? Non proprio. Siamo stati sfidati dai negri e non voglio rischiare che Pepe prenda troppe botte prima del grande incontro con O'Neill. Quindi, combatterai tu. Sarà un buon allenamento. E dai! Allora, devi affrontare un osso duro, ma non tanto sveglio. Uno che combatte con il cuore, non con la testa. Fallo fesso. Lui abbasserà la guardia e tu lo manderai al tappeto. Forza, non farmi fare brutta figura. Ma guarda qui. Dovrò dare una lezione a questo straccetto pallido. Lo colpirò così forte che lo sentirà anche sua nonna. Preparatevi a perdere, idioti! Come si fa, fratello? Oh, avanti, mia nonna mi picchia più forte! Dormi sul lavoro, come sempre! Comunque vada, è l'incontro più difficile che questo buffone ha fatto. Ora, Vito, prendilo e finiscilo. Adesso è il momento, ragazzo. Colpiscilo e chiudiamola. Il vostro stronzetto bianco. Un lavoretto niente male, figliolo. La tua parte te la sei meritata. Ehi, arriva un secondino. Che cazzo è questo, il circo dei cretini? Dai, andiamo, Scaletta. Hai una visita. Ciao, Vito. Ehi, Franny. Come stai? Sto bene. Davvero bene, grazie. Allora, come va? Beh, ti devo dire una cosa. Sto per sposarmi, Vito. Oh, Madonna, magnifico! Certo, avrebbe dovuto chiedermi permesso, ma sono contento per te. Insomma, Vito, guardati. Sei in prigione. Com'è potuto succedere? Sono stato già giudicato in tribunale. Non farmi la predica. Ok? Dai, smettilo, ok? Vito, c'è ancora una cosa. Mamma. Che c'è? Che cosa? Mamma è malata, Vito. Sta male da settimane ormai e non migliora per niente. Senti, Franny, vai da Joe. Sta tenendo del denaro per me. Cerca il miglior dottore sulla piazza e tieni il resto come regalo di nozze, va bene? Vito! No, davvero. A me non servirà per un bel po'. Prendete cura di mamma e dille da parte mia che io le voglio bene. Lo farò. E grazie, Vito. Ciao. Andiamo, Scaletta. Quei cessi non si puliranno da soli. Quindi sei tu la nuova donna delle pulizie. Seguimi. A dos tu core ingrato, chiudi spietta, farmene un po', farmene un po'. A dos il fuoco coce, ma si fuggia, te la sta storia. Eccoci qua, voglio potermici specchiare, sbrigati. Allora, senti, ora, tutti quanti. Tranquilli, amici, mi stavo solo esercitando un po'. Se continui con quella merda, sarò io a esercitarmi su di te, capito? Va bene, cazzo. Proprio ignorante. Che succede? Continua a pulire.
Ehi, questo è ancora sporco. Puliscilo di nuovo. Ok, basta così. Adesso vai pure a raggiungere gli altri animali nelle bene, docce. Bene, scaletta. Forza, muoviti. Che ne dici di toglierti i vestiti e darti una ripulita? Che fate qui? Muovete il culo! Ehi, Frankie, dobbiamo occuparci di una cosetta qui. Perché non te ne vai a fumare? Sicuro. Divertitevi, perverti di schifo. Mi piacciono le tue cicatrici, carino. Come te le sei fatte? Ehi, coglione, hai scelto il culo sbagliato da trapanare. Possiamo farlo con le buone o con le cattive. Scegli tu. Ho un'idea migliore. Perché non vai a fottere i tuoi amici? O meglio, vai a farti fottere. Ok, direi che hai scelto le cattive. Inizia la festa. Vuoi ballare, zuccherino? Fallo di nuovo, biscottino. Mi eccita tutto. Cazzo, tipo combattivo, eh? Forza, John, non abbiamo tutto il giorno. Andiamo, buttalo giù. E dov'è Frank? Forza ragazzo, sai cosa fare. Ah, questa è arrivata oggi. Leggila, sembra importante. Francesca era venuta a farmi visita. Invece di usarli per un buon dottore come regalo di nozze, tutti i miei soldi erano finiti in un funerale. Ehi, il signor Galante vuole parlarti. Seguimi. Felice di vederti, ragazzo. Che diavolo è successo? Agli irlandesi piace giocare sporco. Ieri due di loro hanno assalito Pepe. Erano ben più d'un paio. Beh, in ogni caso, non gliela faremo passare liscia. Che avete in mente? Pepe ha preparato tutto. Ci è voluto un po' per convincerlo, ma adesso O'Neill è da solo in palestra. Le guardie non torneranno per un po'. Devi solo dargli qualche pugno e spezzargli un paio d'ossa, come hanno fatto con me. Chiaro? Ok, chiaro. Bene, vieni con me. Buona fortuna, figliolo. Io aspetto fuori. Se arrivano i secondini, ti avverto. Ok. Bene, vai. Ehi, O'Neill.
Abbiamo un conto in sospeso noi due. Proprio l'uomo che volevo incontrare. Vieni avanti, signorina! Ancora! Bel colpo, Mary! Mia madre mi picchiava più forte! È tutto qui! Stavolta non ci sono guardie a salvarti! Gesù, ma di cosa cazzo sei fatto? Devi fare meglio di così, femminuccia! Non credo proprio. Stavolta ti faccio fuori sul serio. Chiudi quella cazzo di bocca. Finì tutto bene. Non scoprirono mai chi era stato. Leo fece in modo che finissi nella sua cella. Beh, più che altro una suite. La vita migliorava a vista d'occhio. Allora, Vito, cosa farai quando uscirai da questo buco di merda? Non lo so. Ma non tornerò a lavorare per Clemente, poco ma sicuro. Già, meglio se ti dimentichi di quel vecchio bastardo. Credimi, Alberto è un pezzo di merda. Puoi stare certo che quell'avvocato che ti ha pagato doveva solo assicurarsi che tu non facessi la spia. Ma fidati, la pagherà. Far entrare qualcuno nella famiglia per soldi come ha fatto lui è contro le regole. Avrà un bel po' di cosette da spiegare. Ok, pensavo che fosse il boss. Chiaramente non sai come vanno le cose da queste parti. Vedi, c'è più di una famiglia che opera in città. Ce ne sono tre. Ogni famiglia controlla il proprio territorio. Esistono delle regole. E quando ci sono delle divergenze, i boss si riuniscono per risolvere i problemi. È la commissione. Perfetto, e io? Sono nei guai? No, no, proprio per niente. Sei giovane, furbo e a quanto pare sai tenere chiusa la bocca. Sei proprio il tipo di persona a cui tutti darebbero lavoro. Sì, ma non so nemmeno chi sono gli altri. Ci sono altri due boss oltre a Clemente. Uno è Carlo Falcone e l'altro è Frank Vinci. Carlo è giovane e ambizioso. Quello è un pazzo di merda. È sangue nuovo, mentre Don Vinci è un uomo d'onore. Rispetta le tradizioni. Li conosce? Diciamo così. Sono un consigliere di Frank Vinci. Per te essere un normale vecchietto porta a questo. Ma senti, io esco fra qualche mese. E allora vedremo come fare per aggiustare la tua sentenza. Pepe, vieni, assaggia un po'. Baby, hit it.